bilancio integrato, ovvero il valore strategico delle informazioni non finanziarie in azienda, è stato il tema centrale del 5° convegno internazionale sulla Corporate Social Responsibility, che ormai dal 2011 vede collaborare Italia e Spagna su un tema che è sempre più d'attualità. Si pensi infatti che, secondo uno studio Nielsen, al 2015 il 66% dei consumatori mondiali è disposto a pagare di più per prodotti e servizi di aziende che si impegnano ad avere un positivo impatto sociale ed ambientale. Un notevole incremento, visto che lo stesso dato al 2013 era del 50%. Quest'anno il convegno si è tenuto il 25 novembre a Bologna, dove accademie e aziende italiane e spagnole si sono date appuntamento per discutere proprio dell'importanza della rendicontazione non finanziaria e degli strumenti per comunicare la sostenibilità. Una giornata intensa organizzata con il patrocinio di Manager Italia, Fondazione Alma Mater e Università Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Associazione Italiana Analisti e Consulenti Finanziari e Prioritalia. Special guest dell'incontro il Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti. La sostenibilità in termini ambientali, di governance e sociale diventa parametro di valutazione anche per gli investitori finanziari. Siamo sulla buona strada? Sì, lo è sempre di più l'aspetto ambientale diventa determinante per la crescita anche economica delle aziende. Lo è perché lo diventa perché c'è una nuova consapevolezza da parte dei consumatori che sempre di più danno importanza a questa parte, ma non solo, anche quello che è capitato nel 2015 a livello globale, penso all'enciclica del Papa, penso ai nuovi obiettivi al 2030 sulla sostenibilità approvati dall'ONU, penso soprattutto al grande accordo di Parigi, fa sì che le politiche di sostenibilità diventino un elemento determinante per lo sviluppo delle aziende e non per le green, per tutte le aziende. Cioè il passaggio dall'economia lineare all'economia circolare sarà la grande sfida sul quale si dovranno misurare tutte le aziende e sul quale si determinerà la competitività delle singole aziende. Che ruolo dovrebbero avere i manager nel diffondere e comunicare la CSR? I manager sono proprio nel punto di incrocio delle informazioni rilevanti dell'azienda e dell'esterno, quindi in effetti dipende da loro la sensibilità di comprendere quali informazioni siano rilevanti e che cosa possa mettere a rischio la loro azienda anche nel lungo periodo. Investitori, clienti, consumatori, ma più in generale tutti gli stakeholder di un'azienda, che attenzione hanno per la sostenibilità e in che modo questa loro attenzione magari è differente? Questa è una ottima domanda, nel senso che ad oggi c'è una estrema attenzione, il mondo si sta modificando, abbiamo visto recentemente con gli accordi di Parigi e il riscaldamento globale, quindi l'attenzione è massima su questo segmento, su questo settore. Quindi ciò che stiamo vedendo è che oggi gli stakeholder sono gli stessi clienti istituzionali che tendono a modificare i loro investimenti proprio con questa logica. Quindi chiedono sempre di più qual è la tipologia, quali sono le soluzioni che possono portare ad evitare i loro rischi finanziari investendo con questo tipo di dinamica o se vogliamo di strategie completamente differenti rispetto al passato. Quindi stanno sempre più svincolando da quello che era magari un investimento solo nel calcolo del rendimento finanziario verso più una gestione sostenibile nel futuro. C'è un modo di misurare in maniera oggettiva questa sostenibilità? Non è troppo facile, nel senso che non c'è un sistema standardizzato, dedicano, ci sono degli elementi che si devono tenere e ci fai un check the box come se fosse proprio un bilancio economico standard. Però si sta arrivando a avere dei certi criteri, dei certi key standards che si possono utilizzare per preparare un rapporto standardizzato e anche individualizzato della società che possa essere di interesse e chiaramente utilizzato da un investitore, ad esempio, per sapere se in tutte le aree si stanno facendo delle cose. È vero che ci sono tutte le relazioni integrative o le relazioni di sostenibilità che si pubblicano, alcuni sono di molta letteratura, no? Nel senso che sembra che si facciano molte cose
però poi bisogna leggerle bene tra le linee e capire se quello, tutto quello che si dice è veramente, ha un impatto sulla sostenibilità in società o nella società, non solo nell'azienda ma anche nella società di tutti, e quindi è un po' difficile ancora individuare questi elementi che possano individualizzarli in una maniera molto molto standard. Che ruolo dovrebbero avere i manager nel diffondere e comunicare la CSR? Un ruolo fondamentale, perché poi alla fine io credo che per chi ci crede c'è sempre la necessità di riuscire a capire in che modo si può anche contribuire a diffonderla e a valorizzarla. Sicuramente può anche esserci il caso in cui dei manager devono a volte, se ci credono veramente, lottare un po' anche con la proprietà per cercare di far capire che ci sono temi molto importanti che vanno al di là di quello che appunto è la produzione o la massimizzazione del profitto. E i manager io credo che siano veramente un ruolo chiave, perché sono in mezzo tra il mercato da una parte, gli altri colleghi, dipendenti, collaboratori e la proprietà. Quindi sicuramente il manager di un'azienda che vuole ragionare, sviluppare il tema della responsabilità, deve avere il manager che ci credono, perché prima o poi il palco casca, insomma, se su questi temi è più facile che caschi che su altri.